Giovanni Ricciardo, che ringraziamo di averci raggiunto in postazione. Partiamo dalla fine, no? Da questo 2-2, che fronte Melfi come viene visto? Siete contenti o... Allora, prima della partita, come dicevo prima al vostro collega, sapevamo di affrontare una squadra affamata, una squadra che voleva vincere a tutti i costi e quindi per noi il pareggio poteva anche andare bene, anche se siamo venuti qua per giocarci la partita e per vincere. Per come si è messa la gara, dopo l'espulsione comunque avevamo l'opportunità di vincere e abbiamo preso secondo me in mano il pallino del gioco, a parte gli episodi. Nel secondo tempo abbiamo preso sto gol a freddo e comunque abbiamo reagito bene, siamo passati in vantaggio, non abbiamo fatto il 3-1 e sbagliando il 3-1 abbiamo preso il 2 pari, errore nostro. Ai punti ha fatto qualcosina in più il Messina, secondo noi, sei d'accordo oppure? Secondo me sono stati bravi entrambi i portieri, comunque il Messina ha avuto qualche occasione, il nostro portiere è stato bravo, noi abbiamo avuto qualche occasione, il vostro portiere ha fatto dei grandi miracoli. Poi devo rivedere il video perché in campo comunque non ho la visione, diciamo, della gara è netta, quindi dovrò rivedere il video e valuterò. Complessivamente, del Messina, del tuo Messina, tra virgolette, che te ne è parso, tenendo conto di questo avvio disastroso, no? Come confermano i numeri, dopo averlo visto oggi. Sì, purtroppo il calcio è fatto di numeri. Il Messina come piazza, una grande piazza, merita purtroppo altra classifica e altre situazioni. Comunque oggi l'ho visto, diciamo, abbastanza bene, anche se l'espulsione ha compromesso la gara, cioè, nettamente. Però sono sicuro che il Messina ne uscirà fuori perché molti ragazzi li conosco e hanno molto più valore di quanto magari stanno dimostrando in questo momento, che sono sotto pressione e hanno l'obbligo di fare risultato ogni partita. Volevo sentire la tua opinione sulla direzione arbitrale. Non voglio parlare dell'arbitro. Va bene, il tuo sorriso dice tanto. In conclusione, Ricciardo e Messina, Ricciardo e il Messina. Quanto dobbiamo aspettare? Queste cose non dipendono da me, come dicevo prima, per me questa maglia comunque è un sogno, è un grande piacere un giorno poter indossare questa maglia, sin da quando L'opportunità ero c'è piccolo. stata C'è concreta stata di recente. In passato, quando ero a Legia Virtus e il Messina faceva ben altre categorie, adesso ultimamente non ho avuto nessun contatto, per un motivo o per l'altro comunque non si è creato nessun contatto, Però però prima ho visto un mai dire bell'abbraccio mai. con Ferrigno, quindi chissà. Sono rimasto sempre in buoni rapporti col direttore, con i vari dirigenti, col mister, tutte persone eccezionali. Grazie, in bocca al lupo Grazie a voi, a arrivederci. Ricciardo.